Ciao, ben trovati, mi trovo al molo di Ta Tien perché oggi voglio portarvi a conoscere uno dei tempi più maestosi e affascinanti di Bangkok. Questo tempio si trova sulla sponda destra del fiume Chao Phraya e quindi per raggiungerlo nel modo più veloce ed economico dovremo necessariamente prendere una chiatta qui dal molo di Ta Tien e per pochi baht attraversare il fiume e arrivare dritti al molo di Bat Aru. Questo aspettando che la chiatta lasci il molo per portarmi dall'altra parte. Vi ricordo che il molo di riferimento è il Ta Tien, è lo stesso molo al quale si approda per poi andare a visitare il tempio del Buddha disteso, il palazzo reale. Eccoci arrivati al Bat Aru. Naturalmente per pochi baht, se volete, qui potete vestirvi in abiti tradizionali thailandesi, come a Roma il Colosseo che vi fanno vestire da gladiatori. Qui siamo nei giardini di questo tempio straordinario, il Bat Aru. Naturalmente per accedere al tempio, alla struttura principale, dovete pagare un biglietto, sono 50 baht, poco più di un euro. Io ho acquistato il mio biglietto, procedo quindi verso l'ingresso. Mi raccomando, vestitevi sempre in abiti adeguati, soprattutto le donne, vedete come riporta il cartello qui, non devono indossare shorts, minigonne, magari portatevi sempre un foulard, un pareo per coprirvi magari le spalle o le gambe. Entriamo. Punca. Mi trovo qui alla base del tempio, vedete come stanno ristrutturando tutte le decorazioni che lo rivestono. Guardate che meraviglia questo tempio, soprattutto le decorazioni. Vi ricordo che il Bat Aru è uno dei tempi, dei centri religiosi più importanti di Bangkok e della Thailandia, è uno dei tempi più antichi. Purtroppo per via dei lavori di restauro si può salire solo in parte al tempio. I lavori sono iniziati qui al tempio di Arun a febbraio 2015 e al momento non c'è dato sapere quando termineranno, ma a giudicare dallo stato dei lavori credo che forse almeno un anno ancora ci vorrà tutto. La mia visita al Bat Aru qui a Bangkok volge al termine. Vi saluto, continuate a seguirmi su youthailandia.it e sul mio canale YouTube. Vi aspetto al prossimo video. Saluti da Bangkok.